Urbe, Traffibus, Caciara, Popolo, Negozio, Scippus. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherri madea, lei era la dea Pompea. Traffico, sfighe, armi, lettiche, notti, sprave, barbare. Ave Cleopatra, quo varis you? Hello Benur, hello Benur. SPQR droga, SPQR body, SPQR droga, notte imperiali. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone e minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su Radio Marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, poppi, 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 poppi. Oh, stanotte c'ho avuto un incubo. Mi sono sognata che stavamo al Colosseo a vedere i giochi. Solo che a un certo punto sono arrivati i gladiatori. Mi hanno preso, mi hanno sbattuto in mezzo all'arena e mi hanno fatto combattere con un nero da Namibia. Gagliardo! E tu che facevi? Iemenario. A chi? All'omone nero? E chi so, Spartacus? Ma chi era lui che mi gonfiate botte? Certi sganassoni. La cosa allucinante è che questo, quando si è levato l'elma, era tuo padre. Io? Sì, eri proprio te, tutto nero. Ti sarei sbagliata, forse era Iside. Ma che dice? Avvocato, io stanotte dormivo, mica stavo a Colosseo. Ah, Burina, stiamo parlando di un sogno. Comunque, avvocato, pensi com'era buffo. Lei, tutto nero. Da morire dalle risate. No, non ho capito che c'è tanto da ride. Niente, niente, è che non ce la vedo, roscio. Con la pelle scura. Certo che te fai dei sogni proprio strani, eh? Il Colosseo, i gladiatori. Ah, cioè, i sogni sono premonitori. Chissà che mi deve capitare. Che papà te mena. Davvero, cioè, me va menà? Ma chi te vuole menà? E allora che va significa sto sogno? Significa che la sera non devi più mangiare l'abbacchio. Te abboffi, gli dai giù un corvino, te butti a letto svenuto e poi c'è gli incubi. Piede la minestrina e vedrai che dormi regolare. Ciao, papà, ciao, mamma. Eccone un altro. Ma tu a quest'ora ti svegli? Tra mezza clessidra c'è lezione all'università? Sì, ho dormito malissimo, ci ho avuto l'incubi. Non mi dici che stanotte ho menato pure a te? No, no, ho sognato che mi bocciavano a diritto privato. Oh, vedi, c'è che i sogni sono premonitori, che ti dicevo? E che per sapere che sto smidollato sarà bocciato, c'era bisogno di un sogno? Ascoltami bene, lavativo. Se ti bocciano a diritto privato, io ti sequestro la biga e alle 9 di aprile, invece che a Ponza, rimani a Roma a studiare. Sai, Serena, ma ho deciso di mettermi a studiare a tempo pieno. Bravo. Ciao, belli. Ciao, papà. Buongiorno. Ciao. Che ci hai avuto gli incubi pure tu stanotte? No, mi sono fatta tutto un sonno, perché? Te sogni mai che te bocciano? E tanto lo so che mi bocciano, che mo sogno a fare, è regolare. Ah, e lo dici pure. E che provvedimenti hai preso? Dorme. Che gli frega a lei? Ma me frega a me? Ma che famiglia siete? Mai una soddisfazione, nessun senso di sacrificio. Avvocato, parli per loro, perché io qui in casa mi faccio un mazzo così. Vabbè, capirai, a te te pagano. E certo, è schiava. No, scusa, secondo te, cioè, io per farti studiare, oltre a spendere la cifra dei libri, ripetizione e retta scolastica, dovrei pure pagarti? È un'idea. Ma state zitto. Perché? Papà, la vita di uno studente è molto, ma molto, ma molto tosta. Guarda lì. Ciao, Fabri. Ciao, Cencio. Mamma mia, oh, le primavera, Non c'è mica Lady di nono mese, Di che è questa faccina da funerale, Lascia perdere, Cencio, dammi un bicchiere di latte freddo che devo andare all'università. All'università? E che c'è una partita di calcetto? Ma che partita? Ne vedi i papiri? Studio legge io. Ma va? E tu medicina? Ah, già, la parola medicina, medicina, mi ricorda qualcosa. Devo controllare sull'agenda. Regà, per 15 giorni non fate conto su di me, Io devo studiare, sennò mio padre mi caccia di casa. Peccato, perché ti perdi un programmino. Che fate, ragazzi? Mi sfrugugnate? No, 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 te tu devi studiare, Ti fa bene studiare, però tu ti perdi un'occasione storica di fare baldoria con noi. Di che si tratta? Scusa,
Ma tu, oltre a essere studente in legge, non eri anche un po' tifoso? No, io sono un po' studente in legge e soprattutto tifoso. A me mi sa di no, perché se tu fossi veramente un tifoso, sapresti cosa accade fra una settimana a Francofortus! La finale di Coppa dell'Impero! Cacchio no! Oh, cacchio sì, invece! E noi due si va! Guardaci, tanto belli! Andate in trasferta in Germania. E che lasciamo la nazionale romana senza tifo? È già tutto organizzato. Si parte in carro con il Roma Circo. In 10 giorni si fa e si torna. Costo 200 sesterzi. Sì, ma come faccio? Io fra 15 giorni ho l'esame. Oh, vabbè, Mario, ma studi durante il viaggio. Se va a fa. Oh, però io non c'ho il biglietto. Oh, Rullo, e noi qui che ci si sta a fare? Si è preso il biglietto anche per te. Siete proprio gagliardi, ma chi se ne frega dell'esame? Dai, io non posso mica lasciare Roma così. Dammi il biglietto, dai. Fermo subito lui, ecco, arriva, capito? Per vedere biglietti, pagare moneta. 200 sesterzi. Ma c'è, che fa, te fidi? Io futuro avvocato? No. Ascencio, ma quale futuro avvocato? Se questo va avanti così, manco uscire diventa. E tu manco un fermiere, dai il biglietto. Ale! Io domani sera do una cena per degli amici del corpo diplomatico e vorrei un vino di categoria. Quando il caso dice la combinazione, ma io proprio c'ho un vino a occhi. Come occhi? Occhi. Ah, do. Occhi bianco o rosso? Guardi, ho fatto preparare della cacciagione, quindi... Quindi bianco? Come bianco, quello è carne. Lei non mi fa finire di parlare, dico quindi bianco? No, ci vuole quello rosso e ci consiglio la lacrima. No, il lacrima è un vino bianco. No, è rosso. No, guardi, è fatto di uva bianca e quindi è bianco. E da quando? Da sempre. Ma non lo sapevo. Ci consiglio allora Pinot Grigio. Guardi, il Pinot Grigio è un vino bianco. Il mio no, perché è Pinot Grigio topo, un poco scuro, praticamente rosso. Senta, facciamo una cosa, mi dia del Barbera, ce l'ha? Ce l'ho il Barbera, ma non a vino, a calendario. Come a calendario? Ma quella è Barba Nera. No, ma lei è un cialtrone. Guardi, si vergogni per cortesia. Come si permette, lei? Ma come si permette? Come vuole insegnare il mestiere a me, lei, eh? Ma guarda che ignorante, ma che ignorantita! E noi te mangiamo la lingua, fatandona! Il gemello cucurullo? Qual bombetto vi porta? Per tua disgrazia, questa non è una brezza marina. È ventre da bestia. Vedo dalla faccia che è successo qualcosa, che c'è? Dici, fragasti, grandissime figlie, androcchio, oh, calma con le parole, oh! Senti un po', disgraziato. Noi siamo uomini di panza e non pinocchietti da portare in giro. Oh, che cosa volete voi da me, eh? T'arrecorde quella partita di vasellame d'oro che tu ci desti in cambio della nostra fornitura di tappeti persiani veraci, eh? Me lo ricordo, era d'oro puro massello. Assorta! Non era d'oro, è passato per il cantone e è diventato di bronzo. Non è possibile, signor gemello. Senti, Barbette, noi abbiamo dato i tuoi candelabri a Don Gennaro Cutolus. Che Giove lo protegga. Un uomo che ci fa la grazia di proteggerci, tenerci in un palmo di mano, un pezzo da 90. E sapete che ha detto Cutolus quando ha visto i vasi? Ha detto, in questi vasi qua, io ci faccio i miei bisogni. Mi sembra positivo per certi aspetti. Noi siamo scappati per la vergogna, la paura. E adesso ci devi ripagare per lo scorno che noi abbiamo avuto. Allora, se vogliamo dirla tutta, anche i vostri tappeti persiani veraci erano passati per il cantone, non erano tanti veri. Ma che vuol dire? Che invece di essere stati fatti in Oriente sono stati fatti a Caserta, mi sono informato. Ma che zicca! Noi siamo una stimatissima azienda di falsi. Quelli tappeti sono falsi e autentici, ma tu vuoi insultare due onesti contraffattori? Pure il mio masellame è autentico o falso. Avete mai sentito parlare della ditta Vannamarca? Senti, fatendo! Tu c'hai a rimborsare della scuorna subita, eh? E subito. Ditemi quant'è, forza, vi rimborso. Ma non si tratta di sesterzi. Tu devi fare una grande cortesia a Don Gennaro Cutolus. Che cosa consiste? Una missione all'estero. All'estero? Un po' di piangetta. In Germania. Che c'è la parese? Questo qua io non ho capito, ho capito solo Germania. Ma che devo fare? Modo di cimnugafa, mo tu ti asta zitta. Rapo bene il ricchio, se no passo un guai ma forte. Statta a corte, pita. Oh, bravo assistente, adesso versiamo l'acqua e te spuma saponi. Acqua saponata. Bene, chiudere. Fatto meglio. Ecco, iniziamo in moto sante lavazione. Movimenti di prelavaggio. Ecco, via. La volete piantare con questo rumore che io stavo studiando? Ma noi stiamo creando. E che cosa state creando di nuovo? La lavatrice. E che cosa sarebbe? Tuo nonno è un genio. La vedi questa botte? Dentro ci si mettono i panni sporchi e grazie alla nostra invenzione, perché posso considerarla anche un po' mia, vero maestro? Poi. Bene, dicevo che grazie alla nostra invenzione i panni vengono lavati senza aver bisogno della lavandaia.
Una figura antica che non ha più ragione d'esistere. Scusa, e come si lavano i panni? Muovendo ritmicamente la botte. Facile, no? Ma così avete eliminato la figura della lavandaia, ma avete introdotto il muovitore di botte. Che senso ha? È che nel mio progetto di perfezionamento avevo sognato una cestula. Un cestello? Un cestello che si muove da solo. Ma come? Non lo so, però è una buona idea. Agoncè, qui sperimentiamo il virtuale. Siamo due sognatori del possibile. Sì, sì, vabbè. Così, continuando a sognare il possibile, voi mi rendete impossibile studiare Ovidio! Ho capito perfettamente, dottor Capuletus. Lei è convinto che sua figlia Giulietta sia stata rapita da Romeo Montecchius. Esatto, e voglio giustizia. D'accordo, mi lasci riflettere. E lo voglio in galera, quel fiol Duncan. In galera lo voglio. Ho capito, mi faccia lavorare. Signorina, accompagni il dottor Capuletus. Ave, ciao. Ma che è un altro leghista. Cesare, io e te dobbiamo parlare seriamente e subito. Vabbè, parlo io. Che ne diresti di un viaggetto insieme a me? Di cosa stai parlando? Di un weekend long, long, long a Verona. A Verona? Sì, penso che accetterò di dibattere una causa proprio a Verona. Io e te possiamo partire per ragioni di lavoro, no? Certo. D'altronde è una cosa naturale. Ho bisogno di un assistente. E la trasferta non darà nell'occhio a nessuno. Soprattutto a tua moglie. Brava, vedo che afferra dal volo l'idea. E una volta a Verona, finito il processo, nessuno ci impedisce di trascorrere 2 giorni a Sirmione al Lago di Garda. Che te ne pare del programmino? Mi pare una bomba. E quando si partirebbe? La settimana prossima. Bene, quindi è giusto il tempo per andare a prendere qualche capetto nuovo. Capito, faccio tempo io a prenderti qualche capetto nuovo. E dai, Cesarino, lo faccio per farti fare bella figura a Sirmione. Beh, speriamo che mi faccia pure qualche altra cosa. Ma non ti preoccupare, sul lago ti strapazzo modino, come 2 uova. Totonno, e quando va? Dopo domani. Ma che cosa ci vai a fare in Germania? Sono fatte 2 uova, non ti impicciare. Invece mi impiccio. Ma dico, tu la lingua germanica non la parli. Non è vero, qualche parola la conosco. Auf Wiedersehen, Würstel. La cucina nordica non ti piace, il freddo lo detesti. Ora io dico, come mai piglia e all'improvviso tu decidi di partire e di viaggiare al settentrione? Sono problemi miei. Senti, Totonno, io sono tua moglie e ho il diritto di sapere dove va mio marito. Vado a vedere la finale della Coppa dell'Impero in Germania, va bene? Sei contenta? Ah. E ti fai una settimana di viaggio per vederti una partita di pallone? Sì. Ma se tu il calcio lo odi, non conosci nemmeno le regole. Ma che dici? Io da quando sono a Roma sono diventato tifoso della Roma. Ti faccio l'inno della Roma. Roma, aspetta, non è questa. Roma, Leo, oh, Leo, sono tifoso. Dimmi il nome del nostro portiere. Chi? Dimmi il nome del nostro portiere. Cosola, il portiere, come si chiama? Quello altino, un po'... Non mi piace questa risposta. Mi devi dire il nome. Il nome? Peruzzus. Ma tu lo sai che qua un piccerino Luchettino sa tutta la formazione della nazionale a memoria? Dilla, dilla. Peruzzus Benarivus Maldinis Minottis Albertinis Serranius Di Matteus Baggius, Viallus, Del Piero e pure Lavanellus. Una passeggiata de salute. Ora ripetele tutte tu. Peruzzus Excursus Virus. Lo vedi che non le sai? Mi confondo perché c'hanno tutto sto finale con lo us. Ora basta, però. Basta! Me ne vado. Quello a me non me la conta giusta. Un altro chiettefoso. Quello se ne deve andare in trasferta per qualche altra ragione. Ma se lo acchiappo, uscutenno, bevo, bevo. La tunica blu l'avete messa? Ma pure quella, ma che ci devi fare? Guarda che vai a processo, mica in ballo. E pensa per te, mi porto anche la tunica blu, non si sa mai. E basta, questo non si sa mai, si sa tutto, guarda la roba che ti sei portato. Sembra che devi far giro dell'impero. Senti, io ho una certa età e non cambio carattere, va bene? Sarò ansioso, pessimista, ma quando viaggio voglio avere nel baule tutte le possibilità. Se piove, se fa freddo, se fa caldo, se fa così e così. Ti sei portato pure il costume da bagno, ma che ti risulta che a Verona c'è star mare? C'è il lago. Cesare? Ma tu vai a lavorare o a fatte una nuotata? Ma che c'entra? Ho detto che c'è il lago per modo di dire. Ti pare che mi faccio 5 giorni di viaggio massacrante per buttarmi al lago? Allora vado a nevi, no? Ah, ecco, mi pareva.
Senti, visto che passi per Bologna, devi comprare due zamponi e un po' di culatelli. Vabbè. Avoca, visto che vai in Padania, mi porta anche un po' di lambrusco. Quello mi manda ai matti. Au. Au? Io vado a lavorare, non so mica il garzone del macellaio. Ho capito, ma visto che ti sei portato 20 parate di mutande, due culatelli dentro al bagaglio, ci li puoi pure mettere. Due? Due del numero. Ciao pa, ciao ma, allora io vado, eh. Ma che fai, parti? Devo studiare sì o no? Deve studiare sì. Ma dove vai? A Velletri, nella villa. Almeno lì riesco a concentrarmi, anche perché qua non si sta tranquilli un secondo. Ecco, bravo. Vai a Velletri e concentrati. Ah, buon viaggio anche a te, papà. Ciao. Ave. In fondo è un bravo ragazzo. Certo, ha preso da me. Pure da me. Mamma, visto che Mario è partito, io mi prendo la camera sua. No, hai capito male. Ma scusa, ma non è ripartito? Sì, ma siccome te conosco mi è venuto il dubbio e sono venuto a chiarire. In camera mia non ci dorme nessuno. Vabbè, visto che parte anch'io, vanno a dormire in camera mia, ecco. No, guarda, in camera con mamma no, perché lei non sta peggio di te. No. E dai, Mario, solo per pochi giorni. Vabbè, basta che non mi attacchi niente alle pareti, eh. Grazie. Di la verità, è bella avere figli tra i piedi? Beh, sì, danno una grande allegria. Bello, Ciccio, è tutto merito tuo. Mamma! Luca, che c'è? Guarda che ho trovato ai giardinetti. Ma che, in gregge? Ma no, papà, sono cagnolini, poverini, l'hanno abbandonati. Possiamo tenerli? Luca, sta casa mica è un canile. Ma dai, papà, guarda quanto sono carini. Sono carini, sì. Mazza, ma che è un pompiere questo? E vai, vai, si va via, ragazzi, si va! Un dracco in bischio di mare! Che ne so! Ma come, il carrista ha detto che aspetta, l'altro mezzo spicchio, i vestiti e poi va via! Eccomi, ecco! Muoviti, bravo, muoviti! Via, 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 via! Tuo cavolo, hai finito! Niente, ho dovuto dei bravi miei! Via, 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 si va! Si sale e va, si va, via! Va via! Oh. Vai, Cencio! Andiamo, via! Via! Oddio, Concetta! E che è successo? Mi sono dimenticato di dirgli che partivo! Adesso se sto via 10 giorni, chissà che sei perso! Avanti, vai! Correte, scappare! Secondo te noi dove ci accomoderemmo? Avvocato, effettivamente i bagagli sono troppi. Che te sarai portata? Vuoi che parta nuda? Magari. Oh, come ti permetti? Mi scusi, avvocato, mi è scappato. E te deve scappare, sei il posteggiatore. Che è sta confidenza? Secondo te tutti sti bagagli dove li mettiamo? Parli tu, che c'è un baule che è grande come l'isola Tiberina. Io so io, e se permetti viaggio comodo. Te piuttosto, che sei vestita con al massimo un tovagliolo che c'hai tutto da fuori, mi dici che ci hai messo dentro a quelle valigie? Vabbè, se vuoi non vengo. Vai da solo, ciao. Ma che fai, Poppy? Se devo venire come una barbona, preferisco restare a Roma. E me lasci da solo in Padania? Fatti tuoi. Avvocato, se vuole l'affitto un rimorchio. Ma che vuoi affittare? C'è una biga spider, mica un bilicus. Ma se mi dà 1000 sesterzi, la crocco io un portabagagli al bacio. Vabbè, accrocca, va, sennò qua non si parte più. Segna, già 1000 sesterzi e ancora non se siamo mossi. Ma scusa, ma vuoi andare più pianino che sennò la crocco si stacca? Senti, io quando guido non accetto consigli e soprattutto da una donna. C'ho una media da rispettare. Ma scusa, ma chi è che ti corre così dietro? Nessuno, ma non cominciamo con le fermate ai ristori. Mi scappa la pipì, devo scendere un attimo a sgranchirmi le gambe. Io ho deciso che dal Dazio Roma Nord al Dazio Verona Sud ci devo mettere 43 clessidre. Senza fermarci mai. Lo stretto necessario, quando tocca fare rifornimento ai cavalli. Ma scusa, questo non diventa un viaggio di piacere, diventa una mazzata, peggio delle 1000 miglia. No, per l'esattezza sono 624 miglia, anzi 5 miglia di meno perché conosco una scorciatoia. Dunque, alla media di 14 miglia e 53 fanno... Comunque mi scappa la pipì. Peccato, fino a Orvietus te la tieni. Ma che è successo? I bagagli! Sei proprio un salame, te l'avevo detto di non correre. Ma perché? Perché? Tutti i vestiti! Tento Dazio Dazio! Guarda, roba da matti! E mo che facciamo? Semplicissimo, non appena arriviamo a Verona Centro, mi ricompri tutto il guardaroba e se non ti dispiace adesso vado a fare anche qui. Che bel guaio che mi sono messo. Per favore, Cip e Cioppo, state tranquilli pure voi, state fermi. Ecco, stanno arrivando.
lasciamo le mani a Don Gennaro Cutolos. Cucurù, e questo cazzabubolo sarebbe il nostro uomo. È chisto, è un siciliano verace. Uomo d'onore! Voglio, ma hai capito bene quello che devi dire? Sì, sì, conosco la parte a memoria. Ripetila ad alta voce e non ti sbagliare. Allora, in occasione della partita della Roma contro la nazionale della Germania, la vostra organizzazione ha deciso di investire molte se stesse. Ho detto giusto? Parla bene, No, parla Nagliari. Salvatore, io non ho deciso di investire. Io ho deciso di guadagnare. Chi investe può pure perdere. Chi guadagna, guadagna e basta. Lei ha fatto una forte scommessa, una pesante scommessa sulla squadra che deve vincere. No, pesante. Salvatore, pesantissima. Pesantissima, una scommessa a macigno, la quale lei ha puntato 6-1 sulla vincita della Germania, che invece è data per perdente. Bravo, io ho puntato 1.000.000 di sesterzi contro la Roma. La Roma, Salvatore, ha da perdere. Ma come fa a perdere se è favorita? Io mi recherò a Francofortus, vado dall'arbitro Cocu e gli faccio un bel discorsetto. E adesso, ad alta voce e senza sbagliare, Salvatore, fammi sentire un po' il discorsetto che devi fare all'arbitro. Arbitro Cocu, hai mai sentito parlare del toto nero? Se tu non fai linguacchio, io ti faccio il culo nero, che fa pure rima, e poi io ci faccio vedere questo. Bravo, Pità, stai andando un capolavoro. Cucurù. Mi piace il siciliano. È una belva, un Gennaro, fidatevi di noi. È da essere una belva. Perché se a linguacchio non esce, Salvatore, e a te, da tagli e palle. Cocorò, tagli e palle pure a voi. Tranquilli, non vi deluderò. Miau, voglio. Tu pensa ai palle, Riferirò. Fregnone, guarda quanto è prosciuttone. Ragazzi, non se sta bevuta salute sua. Oh, la volete piantare che devo studiare? Oh, amari, è fatta di cazzi, ti ammazza. Sta buono. Allora, l'usucapione è una forma d'acquisizione di un bene immobile che si perfeziona quando il possesso dell'immobile stesso risulta durare da più di 10 anni. Che... Dove siamo? Buongiorno, buongiorno. Siamo a Pratus. Ah, Ceccio! Ceccio! Siamo a casa tua! Ah, guarda qua, le dolci colline toscane. Senti il profumo di Chianti! Si sente, sì. Hanno svaligiato il bigagrillo, sti bufalari. Sì, dove? A Pratus Ovest. A Pratus Ovest? Ma lei è punto di ristoro di Miugino Manfredus! Fermi tutti! Fermi! Che vuoi mangiare la roba, le mia? Fermi! Oh! Oh! E ti tronco le mani a te! Ma stai calmo, dai! Io in fondo i biglietti per viaggiare con sti fusi se le presi te, no? E il resto, stai calmo, no? Sono animali, guarda! E lo dici a me, sono 24 ore e cesco di imparare a memoria sto pezzo, non ci riesco. Ma però le trasferte sono belle così, quei romoli di periferia, sai che palle parti con quelli della tribuna Monte Marius? Oh, però pensate che bello sta a casa e guardare in diretta, senza muoversi. Ma che stai a dire? Ma come fai a vedere da Roma una partita che si gioca in Germania? Il nonno De Concetta mi ha detto che in teoria è possibile. In teoria, in pratica è encefalitico. No, l'inventore. Dice che fra un po' d'anni, dentro una scatola con un vetro, ci potremo collegare in diretta con tutto l'impero. Sì, per telepatia. E infatti l'ha chiamata televisione. Lubalda, ma è Lubalda! La mia prima trombata l'ho fatta con Lubalda, ragazzi! Prima è l'ultima! Come servizio! Ubalda! Son Cencio, ti ricordi di me? E mi ricordo, sì, c'avevi il pisellino più piccolo di tutta Fiesole! Ma quale appello? Ha sentito cosa ha detto il signor giudice?
non mi mettete più fra i piedi questo ciarlatano romano. Ah, così ha detto? Me l'ha sfuggito. A me no, il Garazon, perché lui è un avvocaticchio di quarta categoria. Dottore, siamo stati sfigati. C'è capitato un giudice leghista che odia noi professionisti della capitale. Ma quale professionista che ha fatto una ringa che c'era una roba penosa? Ma quale penosa? Che ho fatto una ringa con le contropalle. Ah sì? Allora perché non sei riuscito a portarmi a casa la mia Giulietta? Perché sua figlia non ci pensa proprio di tornare a casa. Scusi, quando è venuta da me lei mi ha parlato di sequestro di persona. Invece sua figlia è scappata con Romeo semplicemente perché è un po' mignotta. Ma come si permette, ciarlatano d'un romano? Ma falla finita, pensa piuttosto a darmi se sterzi dalla parcella, che fino adesso ho anticipato tutto io. Ah, e vuole anche sghei sto ciarlatano? E voglio sì sghei, che me magno, pane e gloria. Ah, allora visto che sei un grande avvocatone, fammi causa. Oh, capuletto, su no hai, che me lacci senza soldi intera di Padania, oh! Ciao, mona! Ammazza, che trasferta disastrosa. Sto cornuto che non mi ha pagato. Se siamo persi tutti i bagagli per strada, ma che bisogna fare? E adesso mi devi ricomprare tutto il guardaroba nuovo. Corciufolo, ma tu pensi solo al guardaroba nuovo? Mo stai scherzando? Non sono venuta mica in weekendus per vedere il tribunale di Verona. Tu mi hai promesso due favolosi giorni sul lago di Sirmione, vestita da signora. Senti, Poppè, non puoi sta sempre straniata che non te ne frega niente di niente. Qui sono cambiate le carte in tavola. No, caro, tu adesso mi porti a Sirmione, vestita da signora. Se no, io racconto tutto a tua moglie. Oh! Ma che fai? Mi fai ricatto? Assolutamente. Tutelo i miei interessi di lavoratrice. Ma cosa c'entra il lavoro che siamo venuti a infrattarci? Questo è da vedere. Io ti conosco molto bene. Quando tu hai un problemino, ti smosci e qui di problemi ce ne sono. Che fai? Mi porti Iella? Assolutamente. Tanto non ce la fai. Senti, basta, Io ce la faccio e come? Io, quando mi concentro, divento una gioiosa macchina da sesso. Avvocato, il sesso è come la legge. Per provare qualcosa non bastano le parole, ci vogliono i fatti. Provochi. Ah, provochi! E mo te li faccio vedere io i fatti. Andiamo a Sirmione. Vestita da signora. Come te pare. Hai visto? Ti sto facendo fare un figurone. Sembra una signora dei Parioli. Sì, quella che abita al piano terra, cancello indipendente senza portiere. Cosa vorresti dire? Ma niente, Poppy, che più che rivestirti, ti sei svestita. Guarda, Cesarino mio, che io nudo vestita rezzo sempre una donna di grande classe. Eccomi qua, sono in arrivo. Ecco qua la nostra specialità. Senti, senti che profumino. Ecco qua i due spiedini all'arrabbiata per i nostri bei piccioncini. Scusi, in che senso piccioncini? Ho fatto preparare la camera numero 6, una vera alcova. Ho fatto mettere anche una lastra di metallo riflettente sopra il letto. Ma per fa che? Per libidine. No, il mio amico non è molto pratico. Ma con una bella tutela come la. L'impara subito. Ma che sta da dire? Ci sono molte spezie. Oh, streghetta, roba da far resuscitare i morti. Stanotte che faccio fare i fuochi d'artificio. Basta che mi faccio un po' per aria pure a me, poi. Io però, per restare tranquilla, aggiungerei un po' di rughetta. Rughetta? Ecco della rughetta afrodisiaca che se le sette meraviglie. Oh, state calmi, Mica siamo venuti a battere un record. No, però sarebbe molto seccante non battere neanche un chiodo. Vabbè, portami sta rughetta. Vado subito. Senti un po', signora De Parioli, ma come ti permetti di raccontargli estranei i fatti nostri intimi? Ma dai, quello è abituato a queste cose. Questa non è una locanda, è un posto da intorto. No, guarda che te stai a sbagliare. Questa c'ha un cappellone e quattro forchettone sulla guida Michelinus. No, carino, le quattro forchette ce l'ha l'Excelsior Sirmione. Mi sono informata, questa è solo la locanda Sirmione. Ah, davvero? Or dico, ho preso una sola. E sai perché non mi hai portato l'Excelsior? Perché sei un fifone. Perché hai paura che qualcuno ti riconosca. Di che non è vero? Beh, senti, se qualcuno ci vedesse insieme in camera d'albergo sarebbe molto seccante, eh? Perché? Hai paura di non fare una bella figura con me? Con mia moglie, sicuro. E così siamo finiti in questo posto da intorto dove nessuno ci può vedere. Esatto. Chi vuoi che ci becca in una sperduta locanda in terra di Padania? Carissimo avvocato, ma come lo doveva dire a me che lei lo incontravo proprio qua? Buongiorno. No, non è possibile, non ci posso credere. Pitagora! Ma che ci fa lei qui?
Purtroppo devo andare in Germania. Mi sono fermato qua, dice che si mangia bene, mi mangio qualcosina pure io. Ammazza, uno viaggia nello smisurato settentrione e dove se va a rifocillà? Proprio alla locanda Sirmione. Vabbè, ma c'è segrete, scusi. Scusate, forse ho interrotto una cenetta intima a Luna di Candela, scusate. No, guardi, per carità, la luna non c'è, le candele nemmeno. Io e la signora Popea siamo qui per ragioni di lavoro. Lavoro? Alla locanda Sirmione? No, il processo era a Verona, come ho detto in maniera inequivocabile anche a mia moglie. E che c'entra sua moglie, scusi? No, niente. Però potrebbe entrarci se lei andasse in giro a raccontare cose inesatte. Ma io c'ho già i miei problemi a me mettere a spifferare questa cosa. Che mi frega a me? Secondo lei io vado a Roma e racconto a sua moglie che l'ho vista con la poppea tutta scollata? Come si permette? Sta a fare signora De Parioli. E se anche fosse? E non è. Ma io mi sto zitto, muto, mutissimo. E fa benissimo, perché proprio non è. Ecco qua la rucola, avvocato. Con questa la vedrà lui e la sua signorina e passerà una nottata indimenticabile. Pochi, fiammate, sesso a volontà. Grazie. E come mai lei va in Germania? Botte fiammate? Si faceva fare in rivita. No, io vado a vedere la partita della Coppa dell'Impero, come ho detto inequivocabilmente a mia moglie anch'io. Ah, è un tifoso. Ma chi avrebbe mai detto? Tifosissimo, mi vado a vedere la partita, a me mi piace il calcio, vedo la Roma, vedo l'arbitro. Pitagora, mi raccomando, acqua in bocca, Ma io mi starò muto come un pesce spada. Dai, fate quello che volete, voi siete giovani, cioè voi, lei è giovane. Farò del mio meglio. Ecco. Lei anche quando fa poco fa meglio. Guardi che c'è qualcuno che fa poco, qui è lui. Speriamo che adesso con questa rocchetta del lago... Ma te puoi star zitta, vabbè? Guarda che io mi baso sulle statistiche degli ultimi 2 anni. Ah, la quale questo non è un incontro occasionale, sono già 2 anni che fate botte fiammate nelle locande? Parli poco, ma quando parli? Vede, signor Pitagora, io e la signorina Popea abbiamo, come dire, un rapporto platonico. Ah, platonico, capito, platonico? No, no, platonico. Platonico, c'è che... No, che fa gesti. Platonico è il contrario, una affettuosa amicizia. Affettuosa amicizia e basta tra voi due? Basta. Malissimo, male. Come male? Perché male? Male, scusi. Male, male. Per fortuna che c'è qualcuno che ancora sa apprezzare gli antichi sapori di una volta. Non per vantarmi, ma io so apprezzare tanto sti antichi sapori di una volta, come ha detto lei. Senta, Pitagora, io non mi sono fatto 600 miglia per discutere con lei il valore filosofico delle zinne. Eh? Ha capito? Ecco, ci ha fatto tanto piacere incontrarlo, non vedevamo proprio l'ora. Adesso lei si rifocilla, anzi no, si rifocilla un po' più in là e poi se ne va in Germania, d'accordo? Che insananna qua, oh, si mangia, si mangia. Ma dove che si ha della dai? Tu sei... Fermo. Papà! Mario! Quella! Pitagora, mi aiuta a uscire da sti impiccio. Ma so, cavoli Mario, so. Aspetta. Buonasera. Ciao Mario. Salve, giovanotto. Lo so, papà, ti chiederai che ci faccio qua io, vero? Ecco, esatto, proprio quello. Tu non dovevi stare nella villa di Velletri? È colpa degli amici miei. Mi scusi, avvocato, ma io mi chiamo fuori e suo figlio è un grandissimo fracicone. No, è che soltanto, insomma, sapendo del mio debole per calcio, mi hanno convinto ad andare a vedere a Roma in trasferta e... Oh, guarda che combinazione. Pure io sto andando alla partita. E non sai una cosa? Viene pure tuo papà. Era venuto a Verona per il processo. Lo sa pure mamma, eh. No, lo sanno tutti. Oh, e lui è stato colto di un rapte. Di un rapte. Raptus. Sì, sì. E di tifo. E viene a vedere la partita. Ma che cosa dice Pitagora? Dai, non si vergogna a fare il tifoso, lui è tifosissimo. Papà, lo sai che quando t'ho visto con la signorina Poppea ho pensato che... Che? Ti sbagli. No, ti sbagli. Tu che pensavi? Che c'era qualche cosa tra di loro? Non è vero. No, non è vero. Anche perché loro hanno un rapporto plutonico. Platonico. Un'affettuosa. Affettuosa amicizia. Testimone io. Lui è venuto per andare a vedere la partita in Germania. Ma dai, allora papà non dici niente a mamma? A mamma? Che deve sapere la mamma? Ma la mamma non saprà mai niente di niente. Vai. Regà, viene anche mio padre. Sai che fare? Ma lo sa che lei è proprio beneficente. Ma come le è venuto in mente di raccontare tutte queste fregnacce a mio figlio? Guarda che bella, questo sarebbe il ringraziamento per averla tolta dagli impicci? Ma lei così mi ha rovinato il mio inciucio con la signorina Poppea.
Inciuccio. Ma come aveva detto che c'era solo affettuosa amicizia, scusa? A Pitagora, ma va a morire. Non parli così, eh? Guarda che io a Roma forse per caso incontro sua moglie e forse mi scappano i paroline, forse. Ho capito, sa. A lei gli erode che io sto in trasferta con la signorina Poppea, gli erode. E adesso mi obbliga ad andare in trasferta con quel gruppo dei caciottari. Avvocato, dai, c'è pure suo figlio, lei è tifoso della Roma, andiamo, dai, il viaggio è lungo, ci facciamo compagnia, dai, andiamo. Sentite un po', tifosi dei miei calzari, ma adesso io come faccio a tornare a Roma? In omnibus. Ecco, e cerca di capirmi, Bobbè. Tanto devo sempre capire io. Siamo del comando tra la nostra Roma, ale, 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 Roma, ale, ale, forza le anche Roma, ale, 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 pagare? Io volevo sfarsiche! Scemo! Scemo! Bella bambolona, fascia sentire il panettone! Buono con mano! Ma vi pare che un principe del foro come me deve mischiarsi a questa marmaglia? E dai, papà, che te stai divertita! A me sti quattro bori mi fanno ridere per niente. Vorrei sapere che immagine diamo della capitale in giro per l'impero. Scusi, avvocato, ma lei li ha visti gli abitanti del luogo? Se non arrivavamo noi romani, questi stavano ancora a piantare cipolle con le mani. Bravo, oh, hai detto una cosa intelligente, non me l'aspettavo da te una cosa intelligente, perché qui al nord hanno un'antichità antica. Esatto, e poi invece una cosa qua che mi sta sullo stomaco. Dico io che noi del sud dell'impero che ci facciamo un mazzo così tanto a lavorare, a produrre, paghiamo le tasse per mantenere il nord dell'impero dove sono tutti sfaticati. E che vorresti fare? Una bella secessione, con noi del sud dell'impero da una parte e sti lavabbiche del nord dall'altra. Giusto, a nord di nordici. A est gli estetici, a sud una bella lega sud. A me, scusate, mi sembra una grandissima fregnaccia. Abbiamo fatto tanto per far l'impero unito e mo lo vogliamo sfasciare? Sì. Ma come sì? Pitagora, mi meraviglio di lei che è nato nella Magna Grecia. Però bisogna dirlo da un punto di vista culturale, è veramente una capra. Vabbè, vabbè. Eh no, se lo lasci dire, lo dimostra il fatto che l'unica volta che parte per fare un viaggio, dove va? In giro per musei? No, a seguire una partita di calcio con gli ultra della curva sud. Non mi pare una trasferta molto culturale, scusi, eh? Io non sono qui per motivi calcistici. E allora che è venuto a fare? Ubriacarsi di birra? Non lo posso dire. Non me lo dica. Scusate, voi che siete sportivi, l'arbitro Poco, dove che alloggia? All'Hotellus, al 4 stagioni. Ma è un tipo avvicinabile. Basta riconoscerlo, ma non è facile. Quello è cornuto. Qui c'hanno tutte le corna a testa. Battutaccia, eh? Scusi, Pitagora, non sarà mica venuto a Francofortus per conoscere l'arbitro? Lo so io, lo so io. Ah, regà, è arrivato il vostro totalizzatore. Accetto scommesse. Vai, che sei del Toto Nero? La Germania 6-1. E lì, la 6-1 la Germania. Germania perde, la Roma quanto la dai? A pari. Bene, allora io gioco 1.600. Non giocare. Perché, scusa? Non giocare, fidati. A barbetta, te ti devi fare affari tuoi, ti devi stare zitto, eh. Io qua sono venuto per lavorare. Anch'io punto 1.000 sesterzi sulla Roma. Avvocato, non le conviene. Ma che poco poco sta per la Germania? Fidatevi, se vi dico di non giocare, non giocare. Oh, mi faccio siculo. Sta calmino, eh. Senti, Alendalon, senti, queste sono 5.000 sesterzi. Li gioco sulla Germania a 6. 5 per 6, 30.000 sesterzi se vinco, va bene? Pagabili a gara finita, perché io sono un totalizzatore serio. Voi che fate, giocate a Roma? No, sì, sì. Gli amici miei non giocano sulla Roma. Beh, Pitagora, non basta, si faccia gli affari suoi, scusi. Senti, lo sai con chi lavoro io? Con Don Gennaro Cutulos. Oh, cacchio. Non avevo ben capito. Mi scusi, eccellenza, se l'ho disturbato. Questi sono i suoi soldi. Io tolgo il disturbo. Eccellenza. Chi è sto Don Gennaro Cutulos? La Camorra mi ha mandato qua per fare perdere la Roma. Che c'entra la Camorra? C'entra, c'entra, avvocato, c'entra. Sono disperato, voi siete amici, datemi una mano, aiutatemi. Se la Roma vince, la Camorra mi fa ammazzare. Senta, è qui la recepitino? Sì. Mi chieda scusi, senta, che numero di camera c'ha l'arbitro Coco?
Ma lei è giornalista? Sono giornalista? Io ho l'ordine tassativo di non dare il numero della stanza dell'arbitro Cocu a nessun giornalista. Io non sono giornalista, io sono, diciamo così, un collega, sono arbitro pure io. E come si chiama? Lo Bellus. Da Siracusa? Di Siracusa, proprio. Ah, un mito, un mito. Io leggo sempre le sue imprese sulla Gazzetta dello Sportus. Visto che è così amico dell'arbitro Cocu. Sì, amico di bimbo io sono. Ah, e allora potrebbe fargli un discorsetto. Sono venuto apposta qua per questo. La Roma non deve perdere, eh. Non deve perdere, altrimenti per noi sarebbe una tragedia se perdesse. Ma che ragionamento che fate voi? Perché non può perdere la Roma? Il gioco del pallone è così, uno vince, domani perde. Cioè, che se la Roma perde, io mi ammazzo. Se invece la Roma vince, a me mi ammazzano. L'ammazzano? Chi l'ammazza? Chi? Lei ha detto, ma io no, io non ho parlato, io volevo, se mi dà per cortesia il numero del mio collega arbitro Cocco. Ma vi rendete conto? Siamo venuti fino qua a minacciare l'arbitro per far perdere Roma. Io non so se ce la faccio, papà, anzi scusa, non ce la faccio. Vogliamo far ammazzare il signor Pitagora? È questo che volete? Guardate che io non vi difendo. Oddio, se muore non è che ci sarebbe il lutto nazionale, eh? Ma cosa dici? Non hai un po' di pietà romana? Che sei, un animale? Qui è in gioco una vita umana. È umana. Se permette, avvocato, a me mi rode di essere venuto fino a qui per farti fare la Roma, adesso che mi tocca fare? Comprare la sconfitta della Roma per colpa di un coglione levantino. Basta, non voglio più discuterne. Questa è una missione umanitaria che va al di là della fede calcistica. Oh, ragazzi, il nostro uomo sta nella stanza numero 12. Andiamo, forza. Psst. Psst. Chi bus? Busso io! Chi è? Il delegato della UEFUS! Dai, aiuto! Sei un menevole! Felicissima sera a tutti questi signori un provattà! Dammi, ciao con Mara Lengo! Se fiate di scanniamo, capito? E che sciacchete di me? Ma che volete? Decidencelo voi a sta compagna vostra che siamo noi altri! Siamo gente di rispetto, bucaiolo! Bucaiolo, è toscano Bucaiolo, è sette. I song Peppino Fedendone. Lui è Gaetano Scaracchie. Gigi o pazzo. E Vincenzo Bucaiolo. Scusa, perché Bucaiolo io? Tanto non capisce niente. Sì, mi piace delle lingua che ha fatto. Che cosa volete da me, monsieur Peppino o Bucaiolo? Uè, o Bucaiolo e lui song Fedendone, è un offender, sai. No, beh, allora, insomma, che cosa volete? Occup! Eh? Sto ridendo. Senti, hai mai sentito parlare del Toto Nero? Toto Nero? No, Toto cerca casa, Toto Peppino ma la femmina, Toto Nero no. Adesso chi è scemo? Scommesse clandestine! Ah no, no, io gioco soltanto a scopone. Scientifique, beh, c'est merveilleux, on peut jouer ensemble, je suis particulièrement un peu... Ma insomma, che cosa volete allora? Domani tu arbitrerai la partita, vero? Oui. Arbitro Cucù! Il risultato deve essere uno solo! Ah, ho capito. Allora deve vincere la Roma. Ma che? No, la Roma deve perdere. Deve vincere la Germania. Ma come? Allora, io non dovrei dirlo, ma io odio i tedeschi. Sapessi noi a Cocu. Monsieur Cocu, non ci chieda troppe spiegazioni. Si tappi il naso e faccia vincere la Germania. Se no finisce al Camposanto. Camposanto? Se qua, Camposanto che stadio è? Non conosco. Ma lo spiritoso questo qua. Il nostro capo bastone le sta dicendo che se non vince la Germania, la ammazza. Capito? Ui, non sono mica sordo. Stiamo a dominare? Ma chi? Noi a Roma. Oh, non lo dico manco per scherzo, eh? Lo sai che rischio la vita io? Lo scusi, ragazzo. Ma che cavolo fa quel cornuto dell'arbitro Cucù? Perché non ha nulla il gol? Ma scemo, ma che cavolo dici? Ma che l'ha visto che il gol era regolarissimo? Volta sforno! Non hai capito, stai calmo, era una battuta ironica. Voleva dire, ma vedevo se st'arbitro cornuto c'ha nulla il gol? Siamo tutti romani, alle mortecce tua! E romanisti! Rigore! E non ci posso credere, gli dai rigore! Ma era vergogna!
Ho visto io, Vigo. Oh, ragazzi, sta per dovere suo. Sì, però è un infame. Signor giudice, le ricordo che io sono un avvocato. Abbia la compiacenza di non chiamarmi ragazzo. Ma per piacere, Appio, per piacere. Se lei non si fosse comportato come un tempistello di periferia, potrei anche chiamarla avvocato. Ma avendo letto il rapporto delle forze dell'ordine, vorrei evitare di offendere la categoria forense. Cesare, ma non ti vergogna l'età tua? Beggio Minerva, che svergognamento! In prima pagina, su tutti i giornali! Che ne capisci? Tu state zitto, tu che ne sai? Silenzio, stia zitto lei! Si metta bene in testa che qui voi rischiate 3 anni di reclusione per violenza privata. E se mi girano le balle, io ve ne attacco altri 2 per associazione a delinquere! Seneca, amico mio, possiamo conferire in privato? No! Questo è un'aula del Tribunale di Roma! Qui non siamo al circolo! Scusa, signor giudice Seneca, il proverbio dice chi non ha peccato sbagli la prima pietra. Ma chi come parla? Cosa dice lei? Guardi, ci vuol sentire tutti insieme, oh, tutti insieme. E 1, 2 e 3. Ci dichiariamo pentiti! Silenzio, fatemi capire bene. Voi siete pentiti di quello che avete fatto? No, siamo pentiti nel senso più ampio della parola. Ma signor giudice, se lei è clemente con noi, noi gli diciamo qualche cosa. Spifferiamo tutto. Roba grossa, roba da prima pagina, anche per lei. Ah, allora anch'io finisco in prima pagina? Seneca, se me dai retta, diventi come tutto il pool di Mediolanum. Faccia passare. Faccia passare. Giovanni. Uè, due Felix, attenzione che se voi avete intenzione di prendermi in giro, vi mando i lavori forzati, chiaro? Tu non hai capito, vogliamo denunciare la cupola del Toto Nero. Voi conoscete i nomi della guaperia? Signor sì. Fuori nomi? Eh no, prima ci dai la certezza dell'assoluzione con formula piena. E dopo... Giuro su Giove. Vai. Allora, carta, penna e calamare, scritto. Lei dica che scrive il cancelliere. Pensavo che il cancelliere cancellava. Vabbè. Allora, Gennaro Cupolos. Bene.
al valoroso manipolo di eroi che con la loro astuzia ha permesso alla giustizia di trionfare sulla temibile banda delle scommesse clandestine. Evviva! Evviva! Papà, ma di che è stata l'idea di infiltrarsi nell'organizzazione? Del signor Pitagora. Modestamente a parte. Quando è stato ricattato, si è rivolto a me ed insieme abbiamo architettato il magheggio, come direbbe il giudice Seneca. La parola magheggio mi esalta. E così, per attuare il nostro piano, abbiamo dovuto raccontare un sacco di bugie. Per esempio, il mio processo a Verona. Io che dovevo andare a studiare nella Villa dei Velletri. E io che mi sono inventato di essere tifoso di calcio. Quando mai? Ma lo sai, Totonno, che per un momento io ho pensato che tu te ne eri andato in trasferta con un'altra femmina. Che sei scema. Mario, perché non mi dicesti niente del tuo viaggio? Io come una cretina addirittura ho pensato che c'avevi la storia con Poppea. No. Sì. Dai. Sì. Ma veramente? Sì. Quindi, ma come si può dubitare di noi? Signori, le donne sono sospettose per natura come i segugi. Invece i vostri mariti, care signore, sono dei puri e semplici bambinoni. Giusto proverbio, signor giudice. Salve, avvocato. Oh, ave, signorina Poppea. Bentornato a Roma. Allora vedo che anche lei è rientrata alla base. Sì, ho trovato questo simpatico amichetto mio che mi ha dato un passaggio sulla sua biga. Non so proprio come ringraziarlo. Alla signorina dopo cena gli faccio vedere io quello che deve fare. Mazza che imbecille che sono, fatte di mille miglia per farla rimorchiare da un altro, non ci si crede, non ci si crede. Che sta a dice? No, niente, dicevo che questa è la prima e l'ultima volta che vado in trasferta, eh? Io no, tra due settimi die c'è Mediolanum Roma. Sì, 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 va, tutto organizzato, vieni anche te, eh? Beh, certo. No, tu devi studiare, mo basta, eh? Scusa, papà, che volevamo raccontare a mamma di quando ci siamo incontrati alla locanda Sirmione? La vogliamo raccontare? Perché? Che è successo a Sirmione? No, niente, la roba da morire dalle risate, ma una cosa... E allora racconta, facci ridere pure a noi. Dunque, noi stavamo alla locanda Sirmione, no? Dove c'erano un sacco di tifosi, no? Dunque, noi stavamo alla locanda Sirmione, no? Sì. Sì. C'erano un sacco di tifosi, siamo entrati, abbiamo rubato salami, salsicce, vino e siamo andati via senza pagare. Ma la cosa c'è segreto? Questo è un reato. No, noi ci siamo pentiti. Ah, è vero, mi dimenticavo. Tac. È un recà. Nonno, che succede? Sballavo una ciabatta, da che bello. Ho risolto un enigma di tipo alimentare. Qui a Roma si mangia male, troppi polli, troppi abbacchi, selvaggina, pitie. Bone, oh! Ma quali bone? Sono cose vetuste, di vecchia cucina. Io ho appena inventato la novella cucina, guardate. Ma quello è buono per la dieta? C'è un'oliva e una foglia di insalata? Ma è raffinato, salutare. Oh, ma mica siamo pappagalletti che mangiamo l'insalata, eh? Ma signora, è la novella cucina, il futuro alimentare. Grazie, signor nonno. Però, prima che arrivi il futuro, io preferisco restare nel passato. Matriciano, sì. Portaci una cofana di paiata, curatella e coda da vaccinata per tutti! Non se lo prenda, maestro. La vita dei geni è così dura. Io invece vorrei andare avanti con quella ricetta della carne macinata, a forma di disco, che si cuoce sulla piastra. L'hamburger! Esatto, mi sembra l'idea della Minerva, roba grossa! Entro in società nel progetto. Cirio, vi ho sentito parlare di quel suo progetto a proposito di un certo Hamburgerus. Vi volei finanziare. Parliamone. Luca Appio. Pitagora, Pitagora. Piacere, McDonald's. Urbe, Trafficus, Caciara, Popolo Negozium, Scippus. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherrima dea, lei era la dea Poppea. Traffico, sfighe, armi, lettighe, notti sbrave e barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Ben-Hur, hello Ben-Hur.
SPQR Toga, SPQR Body, SPQR Toga, Notti Imperiali. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone e minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su Radio Marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR Toga, SPQR Body.